Informazione col trattino, a dire di una rubrica che si interessa dei temi della formazione per come vengono trattati su giornali e riviste italiane. Un appuntamento settimanale in cui andando a scavare nei giornali quotidiani italiani, le principali testate, vediamo quale rappresentazione l'opinione pubblica si fa dei temi che a noi stanno a cuore. Aggiungeremo degli approfondimenti che avremo recuperato eventualmente dai settimanali o da riviste di settore. Oggi avremo con noi Pierpaolo Tarsi, che ha preparato una ricognizione dei principali temi che i quotidiani nazionali in questa settimana hanno dedicato alla scuola, all'università, a quanto si dibatte a partire e attorno all'universo educativo. Pierpaolo, che cosa oggi ci proponi? Sì. Con che cosa comincia? La mia ricerca si è concentrata chiaramente, come anticipavi, su quest'ultima settimana. E questa è stata una settimana molto intensa per delle figure, per degli attori a cavallo tra il mondo della scuola e quello dell'università, ossia i docenti in formazione. Sappiamo che sono appena partiti i corsi di selezione per i test di selezione per il TFA, che è un acronimo di tirocinio formativo attivo, sostituiscono le vecchie SIS, quindi si stanno riattivando questi corsi e i giornali nazionali, i siti web che si occupano di scuola e di formazione sono, come dire, in fibrillazione per le numerose polemiche che i docenti in formazione hanno suscitato in merito ai quesiti contenuti nei test. Qual è il problema? Il problema è che le polemiche sono state tante. Relativamente a questi test, il problema fondamentale è che molte domande erano ambigue, non erano chiare. In qualche caso ci sono stati dei riconoscimenti da parte del Ministero proprio di svarioni, di errori, di confusione, per cui sono stati attribuiti punteggi. Era già successo con i test di medicina. Era già successo, ecco, con i test di medicina. Tutto questo chiaramente si aggiunge alla frustrazione di queste figure, questi docenti in formazione, che insomma nel passaggio tra il Ministero Gelmini e l'ultimo ministero hanno sofferto molto per poter in qualche modo comprendere il proprio destino di docenti in formazione. Ho qui portato alcuni materiali presi dal Corriere della Sera di questi giorni, dalle rubriche appunto attinenti al mondo della formazione. Un pezzo molto bello che racchiude un po' il senso di questa frustrazione, di queste difficoltà relative al mondo dei docenti in formazione, lo ha scritto Silvia Vallone, giovane scrittrice che proprio il 25 ieri ha regalato queste sue considerazioni ai lettori del Corriere. Posso leggerli se... Chiaramente ne leggo degli stralci perché il pezzo è accorato ma molto lungo. Allora, scrive Vallone, ci tengo a cominciare così, con passione, perché è la passione che ti muove verso un mestiere del genere.
Ciascuno di noi ha una madre, uno zio, una nonna che ha cresciuto intere generazioni e a cui magari a distanza di anni gli ex allievi telefonano ancora. La bambina riconoscente che sono stato premeva per raccogliere il testimone, per contribuire a migliorare la società nel modo più incisivo, in mezzo a una fila di banchi disposti a ferro di cavallo. A questo sogno, io ho rinunciato. Ho visto la scuola pubblica smantellata pezzo per pezzo, la ricerca agonizzare, l'università annichilirsi anno dopo anno e in parallelo questo paese perdere grinta, ambizione, ridursi a una cartolina del passato in cui la cultura viene messa da parte in favore di non si sa bene quale scorciatoia, quale vicolo cieco. Ho cominciato a registrare la frequenza di certe massime come la laurea non serve a niente, a una scuola pubblica peggiore può corrispondere solo un paese peggiore. Di insegnanti come quelli che ho avuto, fiduciosi, realizzati, in giro ormai ne vedo ben pochi. Un giorno sì e uno no, incontro un ragazzo della mia età che scuote la testa avvilito e ripete sempre la stessa frase. Sono in graduatoria, sto aspettando. Incontro anche cinquantenni che stanno aspettando. Conosco pressoché solo supplenti. La parola graduatoria esaurimento ricorre con lo stesso alone sinistro del castello di Kafka. Ci sei, sei lì, proprio a un tiro di schioppo, eppure non ci sei mai. Non c'è verso di raggiungere quello che oggi nel nostro paese è diventato uno dei mestieri più ardui. Non basta la laurea, non bastava neppure la famigerata SIS, dismesso nel giro di un decennio. Ostaggi del tempo e dei punti, dei master online a pagamento che devi collezionare per scalare una o due posizioni, sfruttati, ricattati, in balia di un ingranaggio perverso che ti richiede esami su esami, tasse su tasse, precarietà su precarietà. Ho chiesto a un'amica, 35 anni, un dottorato, due figli, quando prevedeva all'incirca di entrare di ruolo. Mi ha risposto voltando gli occhi al cielo, mai. Per il 2011-2012 hanno istituito un nuovo ponte per il castello kafkiano, il TFA, Tirocinio Formativo Attivo, che impegna per un anno a pieno ritmo e costa la bellezza di 2.500 euro. Dopodiché, chi lo sa, chi ha la forza di non lasciarsi scoraggiare dalle montagne di burocrazia, dai tempi biblici, dall'incertezza che ottiene in cambio, lungo la strada ha lasciato un vagone di entusiasmo a disperdersi del niente. 4 supplenze l'anno in 3 scuole diverse. Che senso ha? Non hai neppure il tempo di conoscerli i tuoi studenti. Non ci sarà nessun percorso insieme, nessuna crescita. Ho visto troppi aspiranti professori con i volti segnati dalla disillusione, mollare tutto all'ultimo momento, perché così, a questo prezzo, non ne vale la pena. Non sei nessuno. Non hai più nemmeno un centesimo di quell'autorevolezza che avevano i tuoi insegnanti 10-20 anni fa. Sei in graduatoria, sei un supplente, uno che supplisce a un vuoto pazzesco. Mi pare, come dire, un commento forte ad una situazione realmente difficile che si è complicata con il passare degli anni, no? E la precarizzazione del mondo della scuola, che pesa notevolmente sulle prospettive proprio di quotidiana esistenza delle persone e che la società registra in termini poi di caduta della significatività di un mestiere che solo la retorica può far apparire come importante, desiderabile, fondamentale. In realtà è da molti anni che non si investe nella scuola e che quindi, al di là delle parole che pure si sprecano, al di là di queste parole, le pratiche vanno a significare in sostanza che ciò che la società ha a cuore non è la scuola, non è la formazione. È una crisi probabilmente epocale, non penso che sia solo del nostro paese, ma certamente la Avallone intercetta un modo di sentire, il modo di sentire
dei giovani che dopo aver compiuto un lungo percorso formativo, spesso, come dire, incoraggiato dalle scarse prospettive di lavoro, nel momento in cui pure si affacciano al mondo del lavoro, trovano delle porte sostanzialmente chiuse. O, cosa che spesso viene registrata come ancora più negativa, la via di una permanente frustrazione derivante dalla precarizzazione del loro lavoro, che poi significa impossibilità di progettare non solo la propria esistenza, ma anche, come dire, il proprio contesto lavorativo, perché per un docente che è precario significa dover lavorare sempre avendo di fronte a sé, nel proprio immaginario, l'idea che i ragazzi che oggi stai curando domani li dovrai abbandonare, che il posto in cui il sistema di relazioni che tu stai istituendo con i colleghi, con il tuo dirigente, con i tuoi studenti è assolutamente posticcio, precario, domani sarà un altro contesto, un altro ambiente, quindi perché investire, perché affezionarsi, perché diventa un mestiere alla fine che si tinge anche di vene di cinismo, cinismo nutrito dalla disillusione. Bene, a proposito di cinismo, vorrei riportare qui un commento che è stato inserito in rete da un aspirante docente che ha partecipato a questi test d'ingresso TFA e che, insomma, è stato evidentemente bocciato. Questo commento è rimbalzato un po' su tutti, anche i giornali, e infatti in questo caso attingo dal Corriere. Il problema in questo caso è quello relativo alla classe A036, sarebbe discipline filosofiche e scienze umane. E è successo che dei 603 posti disponibili per i corsi abilitanti, soltanto 144 è il numero di coloro che hanno superato questa prova. Ti posso dare un dato relativo all'Università Salentina. Questo dato dice che solo 4 persone hanno superato i famigerati test relativi al TFA, a fronte di circa 200 persone che si sono presentate. Molte di queste avevano anche maturato una lunga esperienza di insegnamento, magari in un ordine di scuola o in un'altra classe di concorso. Effettivamente, quindi, molti dei posti che pure erano stati messi a disposizione rimarranno inattinti. Sì, vorrei appunto adesso proporre questo commento. Un lettore di Modena, riferendosi ad uno dei quesiti più contestati, scrive ad esempio al popolare sito Orizzonte Scuola: chi è Amafinio? Non voglio emulare Don Abbondio con il suo proverbiale carnea de chi era costui, ma santo cielo, è possibile che sulla Bibbia degli studi filosofici delle università italiane, la storia della filosofia di Nicola Bagnano, 4.000 pagine di autore e opere, non sia mai citato? Quindi, professore, sarà colpa di chi ha scritto i test? Beh, io non sono ad uso cercare colpe, ma tento di capire un po' come vanno le cose. Ora, il test ministeriale è stato fatto evidentemente per selezionare severamente e consegnare poi alle commissioni locali un numero piuttosto ristretto di... E questo per anche togliere, come dire, spazio alle polemiche, alla idea, anche questo è un dato culturale preoccupante, che poi tanto chi viene in qualche modo privilegiato entrando a far parte dei pochi che frequenteranno il TFA sono ascritti per ragioni diciamo non connesse strettamente al merito, cioè questa idea che esista una scarsa responsabilità diffusa che impedisce che i migliori vengano
selezionati. Questa idea ha a che fare con una immagine che ormai il paese ha interiorizzato di sé, come di un paese in cui la corruzione è preminente rispetto al senso di responsabilità. Ora, chiaramente il fatto che il Ministero abbia avocato a sé la procedura selettiva iniziale è, diciamo, una iniezione di sfiducia nei confronti delle stesse università e anche probabilmente una riduzione della loro autonomia, ma tant'è. Certamente chi ha compilato i test che hanno un spiccato carattere nozionistico lo ha fatto con questa intenzione, cioè di togliere ogni possibilità ad alimentare polemiche. Ecco, non vi è possibilità quindi che polemiche vi siano, perché il problema è stato radicalmente risolto a monte. Come sia stato risolto, io non penso che ciò che viene prospettato come una soluzione sia veramente una soluzione, è chiaro, è invece un sintomo, ecco, un sintomo di disfunzionalità della macchina burocratica dello Stato, di sfiducia che serpeggia nel Paese, a cui si reagisce con uno scatto, con un salto culturale, con un salto quantico che deve essere culturale, di piena assunzione di responsabilità. Penso che in questa direzione le università abbiano fatto dei passi decisamente avanti, che oggi la situazione veda una classe docente molto impegnata sul versante del rinnovamento. È collaborativa e sta impegnandosi seriamente verso una maggiore verso la possibilità di assicurare una maggiore qualità complessivamente del sistema. Si rende disponibile alla valutazione, per cui, come dire, una scommessa sulle università e la classe docente poteva essere fatta. I test hanno preferito accentrare una selezione che poteva anche essere demandata alle periferie. Benissimo. Adesso cambierei argomento e passerei a un altro tema, non certo allegro. Siamo in un momento di tagli, siamo in un momento di un riassetto amministrativo legato alle province, alla cancellazione di alcune province. Si allarmano i protagonisti del mondo della scuola per diverse ragioni di tipo economico legate appunto a questo riassetto e a questi tagli. In particolare vi è il problema di oltre 5.000 edifici che sono di pertinenza delle province, edifici scolastici, che vedranno in qualche modo una fase di riorganizzazione, di un vuoto, un momento di vuoto di riamministrazione, appunto, per cui si ha paura che in questo passaggio, in questa fase, a questi edifici mancheranno le somme necessarie per la manutenzione, eccetera. Lei cosa ne pensa? Cosa accadrà? Come sarà questo passaggio? Condivide questi timori oppure? I timori penso non siano allarmistici. Penso che questi timori abbiano invece un qualche fondamento. Sicuramente il taglio che poi della spesa, che poi che se ne dica è un taglio lineare, va ad incidere sulla erogazione dei servizi. Le scuole ormai da molti anni sono sotto pressione, fanno difficoltà ad assicurare l'ordinario funzionamento, si sta cercando di correre ai ripari di una spesa pubblica ipertrofica, incidendo su un settore che in realtà è da molto tempo che è in sofferenza.
questa razionalizzazione che è soprattutto di numeri e che tiene in scarsa considerazione le esigenze dell'utenza, educative dell'utenza, le esigenze del personale, questa riorganizzazione evidentemente introdurrà ulteriori elementi di stress in un sistema già in sofferenza, quindi lo vedo come un elemento depressivo, diciamo, e quindi che va ad incidere assieme ad altri fattori sulla, proprio sul clima alla fine organizzativo. Sicuramente ci sarà un deterioramento del clima organizzativo, sicuramente avremo un incremento del burnout giustamente i sindaci fanno rilievo della loro difficoltà ad assicurare alle scuole quanto essi da un punto di vista ordinamentale debbono assicurare, cioè l'efficienza della logistica. Molte scuole oggi come dire, sono ben al di sotto degli standard europei. Quante scuole sono veramente adeguate dal punto di vista igienico-sanitario? Quante scuole sono veramente a norma secondo le leggi antisismiche? Quante scuole rispettano gli standard di sicurezza? Se andiamo a verificare ogni singolo istituto troveremo molti casi di difformità. Ora, a questa difformità dovrebbero sopperire gli enti locali, ma gli enti locali non hanno soldi, ma la scuola dobbiamo assicurarla perché è un servizio pubblico irrinunciabile, e allora cosa possiamo in sostanza fare? Questo è il grido d'angoscia dei sindaci che hanno voluto anche rappresentare al Parlamento e al governo italiano. Le difficoltà economiche non sembrano appunto riguardare solo il livello locale, ma anche i livelli verticali, perché sembra che si era diffusa la voce nel corso di questa settimana di un blocco delle tredicesime per tutti i dipendenti delle statali. E voce smentita immediatamente, e si è diffusa però nel frattempo un'altra voce, cioè che sembra insomma, come dire, più ufficiale, perché ci sarebbe appunto una circolare del Ministero dell'Economia che blocca invece la liquidazione per tutti i docenti delle ferie non godute. Quindi evidentemente lo spettro di questi problemi economici, appunto, come diceva lei, riguarda un po' tutti i servizi, fino anche addirittura il pagamento, insomma, delle ferie. Questo chiaramente. Certamente non è possibile più la monetarizzazione delle ferie, dei giorni. Quindi delle ferie non godute, per cui le ferie vanno godute entro l'anno e non possono, laddove ciò non avvenga, essere convertite in denaro. Questo vale per l'intera pubblica amministrazione e quindi anche per la scuola, che sicuramente è poca cosa questa, ma è assunta dal personale come un segnale di trascuratezza nei suoi confronti e va sicuramente ad aggravare una percezione. Certo. Professore, come vede, visto che ho qui, approfitto dell'occasione per fare le due domande, come vede il futuro di quei protagonisti di cui abbiamo prima parlato, cioè di questi appunto docenti in formazione e sbattuti insomma tra opzioni, possibilità diverse, ma tutte abbastanza implausibili? Mi sto riferendo alla possibilità di un nuovo test TFA di cui già si inizia a parlare per l'autunno, oppure la possibilità paventata più volte di un nuovo concorso.
Secondo lei come sarà riassettato, come sarà riorganizzato e come sarà risolto eventualmente, o perlomeno non alimentato, questo problema della precarizzazione? E intanto dobbiamo partire da un dato che molto probabilmente nella scuola bisogna rassegnarsi ad una cura dimagrante, cioè è chiaro, ci sarà una diminuzione complessiva del numero dei prestatori, questo è un dato certo. Ci troviamo di fronte anche alla necessità di assicurare un relativo ricambio, perché i docenti italiani sono anziani, sono tra i più anziani d'Europa, si pone il problema di ringiovanire la classe docente, è necessaria una accorta programmazione degli ingressi a fronte di un quadro economico così difficile e complicato. Saranno preeminenti le ragioni della cura dimagrante rispetto alle ragioni della progettazione del sistema, cioè della prospettazione in avanti del sistema. Le questioni inerenti l'andamento della previdenza saranno preminenti rispetto alle esigenze occupazionali, e questo è un dato coerente con un dato più complessivo. Abbiamo necessità sicuramente di mantenere i conti in ordine relativamente all'INPS, d'altro canto l'INPDAP, che era un po' una zona che anch'essa garantiva una distinzione, diciamo, rispetto all'universo dei lavoratori, è stata sussunta nell'INPS, e chiaramente le questioni inerenti alla tenuta dei conti dell'INPS saranno talmente pregnanti che assorbiranno qualsiasi altra considerazione, questo almeno per gli anni a venire, finché la situazione socio-economica non si stabilizzerà, e a quel punto potremo usciti fuori dall'emergenza, cominciare a ragionare di che scuola vogliamo dotarci, per quale società. Questo dibattito oggi, anche sulle riviste, anche sui giornali, è sicuramente minoritario, ma del tutto minoritario, rispetto invece alle emergenze costanti che quotidianamente emergono e che sono connesse con la situazione, prevalentemente con la situazione economica del Paese e con la necessità di ripensare la pubblica amministrazione nei suoi fondamentali, cioè nei suoi numeri. Perfetto. Non le ho letto l'ultima parte del pezzo di Avallone, vorrei farlo però, perché getta, come dire, ci trasporta verso una dimensione un po' più alta, quella che appunto indicava poc'anzi come quella verso cui dovremmo tendere con la riflessione, superato questo momento di crisi. Scrive da Avallone: continuo a credere che la scuola sia la sola opportunità uguale per tutti di diventare cittadini liberi e intraprendenti. È una nota positiva dopo, come dire, un'analisi spietata dalla quale eravamo partiti. È possibile ancora oggi immaginare una scuola così? Guarda, io chiudo con una non risposta, ed è questo. Recentemente ho trovato in una bellissima rivista che è Studi Culturali un articolo assolutamente interessante. Giulia Iacoli, scrivere ai tempi della Gelmini. Questo articolo sostanzialmente parte da una considerazione. Negli ultimi tempi è enormemente aumentato il numero di coloro i quali, provenendo dal mondo della scuola, parlano della scuola
Certo, non è una novità, ma sicuramente il numero degli scrittori di argomenti scolastici, anche in prospettiva narrativa, non solo saggistica, è negli ultimi tempi enormemente aumentato. Che rappresentazione della scuola viene fuori da questi narratori? È merito della Iacoli avere individuato questo argomento di riflessione, e poi cita tutta una serie di nuovi scrittori, anche di giovani, giovanissimi scrittori, anzi scrittrici, perché poi il mondo della scuola è soprattutto femminile, e quindi di scrittrici, di giovani scrittrici che descrivono in qualche modo la scuola, e lo fanno da molte interessanti prospettive. Io vado alla conclusione, ai paragrafi conclusivi di questo saggio, che vale la pena però d'esser letto tutto. Nessuna scuola mi consola, uscito nel 2009, dichiara Valerio, classe 78, quelli che però è lo stesso di Silvia Dalprà, classe 77, L'iguana non vuole, di Giusy Marchietta, classe 82, quindi tutte persone relativamente Benissimo. Giovani, mettono in luce un dato, la convergenza tra il mestiere del docente è il racconto del lavoro precario, cioè precarietà e lavoro nella scuola. Il lavoro nella scuola è, come dicevamo all'inizio di questa rassegna, sempre più precario. Che cosa significa e come i docenti registrano questo dato? Per esempio, L'iguana non vuole, di Giusy Marchietta, classe 1982, è un romanzo di formazione che prende avvio da una supplenza annuale che conduce la protagonista, la napoletana Emma, a vivere a Torino, perché poi sono non solo precari ma anche migranti questi nostri docenti, per lavorare come docenti di sostegno. Il senso di solitudine, di forte precarietà affettiva, si fonde alle oggettive difficoltà incontrate, al sospetto di inadeguatezza per il compito al quale è stata chiamata. Non mancano momenti topici, dal marasma della convocazione dei supplenti alla sala insegnante definita trappola infame, al burnout dell'esperta collega. I filoni privilegiati del lavoro precario e dell'impoverimento della scuola vengono apertamente tematizzati, alternati e non di rado confusi tra di loro. A un delicato passaggio metaforico che narra, affida il compito di riannodare la storia personale al mondo circostante, mentre in aula sorveglia il lavoro dell'allievo, eccetera, eccetera. Quindi questo per dare il senso del momento di particolare difficoltà e sofferenza che la scuola italiana sta vivendo, e che comunque troviamo tradotto poi anche in prospettive narrative che vale la pena esplorare, che vale la pena tenere presente, perché sono poi sostanzialmente delle etnografie che ci restituiscono uno spaccato da cui bisognerà partire per esprimere una qualche forma di progettualità, di forza progettuale. Benissimo. Qui si chiude quindi la nostra prima puntata di informazione. Ci rivediamo la settimana 21.